Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi un video di pulizie, un clean with me, e saranno pulizie veloci ma efficaci per mantenere la nostra casetta sempre bella, pulita e ordinata. E iniziamo spalancando le finestre, facciamo entrare aria fresca per iniziare la giornata con energia e vitalità. E anche in bagno apro le finestre, pulisco le superfici, tolgo tutte le cose e inizio a spruzzare il detergente in modo che inizi ad agire mentre io poi andrò a fare altre cose in casa. Qualcuno mi ha chiesto quante volte faccio le pulizie dei bagni, quanto tempo impiego per fare le pulizie di casa, e allora approfitto per rispondere a queste domande. I bagni io li passo tutti i giorni, diciamo che due volte a settimana faccio una pulizia più profonda, quindi appunto non come in questo caso, ma passando un detergente magari più potente, passando la spugnetta. Invece nei casi come oggi, che è la pulizia veloce, quella quotidiana, utilizzo un pezzo di carta, come vedete, uno inizialmente inumidito e un secondo pezzo di carta asciutto per asciugare il water e anche rimuovere eventuali, sapete, residui di detersivo. Invece per lavare il resto dei sanitari utilizzo questa spugnetta, che trovo comodissima perché da una parte ha il lato morbido e dall'altro ce l'ha un po' grippato, così senza dover utilizzare più spugnette, ne ho due in una in pratica. Le figlie si dimenticano sempre di cambiare il rotolo della carta igienica, non so se succede anche a voi. E adesso vado a pulire anche velocissimamente anche gli specchi e le scale. Per quanto riguarda invece il tempo che impiego per le pulizie quotidiane, diciamo che all'incirca dedico un 45 minuti, un'ora, poi dipende, magari minuto più, minuto in meno, come in questo caso c'è lo stendino, quindi ovviamente non lo lascio lì, piego magari le cose se Roby non mi dà una mano perché magari è impegnato in altre cose, lo faccio io, anche se quasi sempre lo fa lui e le bambine magari mi aiutano a mettere via le cose. Un po' dipende, insomma, però tra i 45 minuti e un'oretta. E poi sì, io utilizzo il metodo a zone, quindi ogni settimana dedico qualche minuto a una stanza, non tutti i giorni è la stessa cosa, a seconda appunto degli impegni e del tempo. Allora, prima di continuare con le pulizie, volevo farvi vedere come ho organizzato qui gli asciugamani, perché già qualche giorno fa o settimana fa vi avevo fatto vedere nelle stories che avevo acquistato, insomma, degli asciugamani nuovi. E dunque era questo che ho piegato adesso, uno arancione e i due teli. Dopo vi faccio vedere anche i teli che usiamo io e Roby per le docce.
Qui invece niente di nuovo, questi sono gli asciugamanini piccoli. Qui c'è invece la scorta di carta igienica per il piano di sopra, insomma per questi due bagni. E poi qua asciugamanini, questi piccolissimi dell'IKEA. Qua ci sono i tappetini, quelli appunto scendidoccia, tra virgolette. E questi ne ho tre, due sono grigi e uno è bianco, però devo fare rifornimento di questi. Io mi trovo benissimo con quelli dell'IKEA, rapporto qualità prezzo, quindi sto aspettando quando ci sarà occasione, ma appunto senza fretta andrò a prenderli. E poi invece per il bagno, quello piccolo nero, uso asciugamani o grigi o bianchi oppure colorati, insomma ogni tanto quando ho voglia di vedere un po' di colore in bagno. Naturalmente non è che riesco a mantenere sempre così ordinato e pulito questo cassetto, ogni tanto regolarmente devo venire e risistemare, perché naturalmente le bambine mi aiutano a mettere via gli asciugamani e loro li mettono un po' come capita, e a dire la verità anche Roby li mette un po' come capita, però a me non dispiace piegare gli asciugamani, è una cosa che mi rilassa e mi piace, quindi risistemo volentieri insomma questo cassetto, e così anche vedo insomma se ci sono asciugamani da cambiare. Qui vedete non ne ho tanti, non ne ho tantissimi, magari vorrei comprare qualche asciugamano bianco che è sempre utile. E prima di scendere volevo anche farvi vedere questo ace gel che appunto utilizzo per il water, e devo dire che mi piace molto di più rispetto all'altro, che è sempre ace ma ha un odore molto molto forte. Invece questo ha una profumazione molto più delicata, talco e muschio bianco, e quindi insomma sono contenta di averlo provato e di averlo trovato. Penso che quando riuscirò a fare la spesa in Italia e lo troverò nuovamente, lo ricomprerò. Allora, poi un'altra novità per me, dico perché sapete insomma magari qualcuno di voi già li utilizza da più tempo, sono questo rotolo di carta proprio specifico per fare le pulizie, e questo è della Regina se non sbaglio. Ho buttato già via la confezione, però l'ho aperto come vedete proprio da pochissimo, ho appena iniziato ad utilizzarlo, perché quando faccio le pulizie veloci, che magari non ho tanto tempo, sapete, per stare lì a risciacquare, a fare eccetera, allora utilizzo questi perché sono comodi insomma, e li volevo proprio belli resistenti, e devo dire che questi sono fantastici. Sì, mi sono trovata molto bene, per cui anche questi quando li troverò li ricomprerò senz'altro. E mi stavo per dimenticare, vi volevo far vedere quanto azzeccata è appunto questa cosa. Questo gancetto l'avevamo messo, il gancio, già anni fa, insomma, quindi qui lui utilizza i teli già da più anni, invece io prima usavo l'accappatoio che tengo nell'altro bagno. Però la cosa bella è che il laccetto è messo nella parte, nel lato corto, e quindi viene giù anche quando lo appendi, non devi metterlo appunto l'asciugamano ma direttamente il gancetto, e diciamo che la lunghezza è proprio giustissima sia per il suo sia per il mio. Mi avete chiesto gli asciugamani di che marca sono. Sono questa marca che noi troviamo alla Lesnina, che è un negozio di arredamento e di cose per la casa qui in Slovenia, e sono insomma prodotti buoni, insomma 100% cotone, e mi trovo bene. Ultimamente compro questi asciugamani di questa marca, o alcuni degli altri che ho dell'ultimo acquisto sono anche Esprit, quello se non sbaglio quello blu e quello arancione. Bene, andiamo a continuare giù che ci aspetta il piano di sotto. Torniamo giù e adesso spolvero proprio le superfici, quelle diciamo che vedo di più, non le parti alte, perché non è una pulizia profonda ma una pulizia appunto di mantenimento veloce ma efficace.
E soprattutto in cucina mi piace mantenere le superfici pulite perché così è anche più facile quando devo cucinare. Lavello sempre pulito e splendente come insegna Fly Lady. Chi di voi la segue o l'ha seguita in passato? Per le superfici io utilizzo il sapone di Marsiglia e qualcuno mi ha domandato se si possono pulire i mobili in legno con il sapone di Marsiglia. Io personalmente non ho tanto legno in casa, non ho mai pulito il legno col sapone di Marsiglia, quindi personalmente non mi sento di consigliarlo perché non vorrei che magari si rovinasse. Invece per il lavello utilizzo l'aceto, ma passiamo ai pavimenti perché siamo alla fine delle nostre pulizie, aspirapolvere, poi passerò la steam mop, ma questa volta appunto non ho registrato perché lo facciamo spesso insieme. Ed ecco la nostra casetta pulita: camera, bagni. Cucina e il salotto. A presto, ciao!